Buongiorno a tutti, oggi sono con il sindaco Gerardo Ferretti del comune di Pignola nella provincia di Potenza. Buongiorno sindaco e ben ritrovato. Buongiorno a voi, è un piacere avervi qui. Grazie. Allora sindaco, ci dica, nel vostro comune sono mai stati girati dei prodotti video, quindi film, cortometraggi, pubblicità, che lei sappia? Sì, ce ne sono. Ci sono dei filmati che sono recenti, ovviamente che sono promozionali, fatti dall'Agenzia di Promozione del Territorio, ma ce ne sono anche altri fatti dalla locale Proloco. È stata set di cinema importanti da queste parti. Mi ricordo per esempio che Anton Giunio Maiano veniva spesso qui a girare alcune scene dei suoi film. Il nostro è un paesaggio che si presta perché è ricco di storia, allo stesso tempo ha delle bellezze ambientali incontaminate, per cui si presta bene come set cinematografico. Quindi avete già avuto modo di esserlo in passato e magari potrete esserlo anche nuovamente in futuro. E per l'appunto le volevo chiedere quali sono i luoghi, diciamo, di interesse per un eventuale set cinematografico. So che il vostro comune è chiamato il Paese dei Portali. Se magari ci vuole raccontare un po' questo fatto e parlarci anche appunto delle bellezze presenti sul suo territorio. Certo, lei ha colto nel segno, nel senso che il nostro è il paese dei portali, così viene definito, con uno slogan che è semplice e che è efficace, che però tiene dietro una storia che è molto più ampia, che proverò a raccontare in poche battute. Noi avevamo sicuramente una grande tradizione di scalpellini, è testimoniata dal fatto che su ogni portale, su ogni ingresso, ci sono dei pregi architettonici importanti. Guardi, non ce n'è uno solo più importante degli altri, ce ne sono tantissimi. Noi amiamo dire che lì c'è un vero e proprio popolo di pietra. E sa qual è la particolarità che abbiamo riscontrato nell'ultimo periodo? Abbiamo capito che questi portali venivano adornati con uno scopo ben preciso, e cioè quello di tenere lontano il maligno. Per cui all'ingresso venivano messe delle figure che scacciavano appunto il demonio, oppure che lo intrattenevano a lungo. Intrattenendolo evitavano che il maligno entrasse in quella casa. Quindi ci possiamo a volte intrattenere in teste d'angelo, sa, il diavolo non entra laddove ci sono intrecci, laddove ci sono riccioli. Per cui per poter entrare lì aveva la necessità di doverlo prima sciogliere il riccio esattamente, quindi perdeva tanto tempo e consentiva al padrone di casa di potersene andare. Sul nostro campanile, guardi, noi abbiamo una chiesa, la chiesa principale, la chiesa madre, c'è un bestiario, un vero e proprio bestiario, indecifrabile per noi. Non siamo riusciti a distanza di tempo a capire che cosa ci sia effettivamente lì, che cosa voglia dire quel campanile, che agli angoli ha tutte queste pietre scolpite con figure che sono molto strane. Pensi, su una chiesa per metà sono uomini, per metà sono animali, ci sono maschere, ci sono. Quindi dietro quella tradizione, dietro quei portali, in realtà c'è un centro storico, un impianto del 1200, che è, come dire, significativo di una tradizione importante. E poi ci abbiamo del resto, cioè, pensi, noi siamo a 20 km dalle piste da sci, stavo dicendo. E allora, 20 km dalle piste da sci fa capire che noi siamo a 900 metri, quindi abbiamo vicino 1700 metri, abbiamo, credo, uno dei più importanti boschi, che sono riserve naturali, riserve regionali, e si immagini che cosa significa per noi il bosco. Il bosco per noi significava sostanzialmente questo. Guardi, la nostra tradizione dice che noi eravamo un popolo di mulattieri, innanzitutto, che andavano nel bosco ovviamente a portare sul legno. Quindi la nostra festa importantissima è quella del Sant'Antuono Abate, 16 e 17 gennaio. Era l'unico giorno nel quale i nostri mulattieri non lavoravano. E si tiene adesso, ancora oggi, quindi con una distanza, le prime tracce sono del 1400, si immagini, si tiene un'importante corsa, un vero e proprio palio, con tre giri devozionali intorno alla chiesa di Sant'Antonio Abate, che è appunto il santo patrono degli animali, e che è davvero interessante, di muli, di asini, di cavalli distinti in categorie. Quindi 16 e 17 gennaio il nostro paese si anima in maniera particolare, tradizionale, e
davvero entra il carnevale da noi e lo accogliamo con quelli che sono gli elementi tipici, cioè i nostri mulattieri. In più, sempre nel nostro territorio, cioè a circa 3 km dal centro abitato, c'è un lago, è un vero e proprio lago, che è il lago di Pignola, che è una riserva regionale, che è oasi faunistica, che è il luogo nel quale è una delle poche zone umide sulla rotta migratoria. Questo significa che in più di qualche occasione è possibile osservare quei volatili che si fermano durante la migrazione dall'Africa per venire qui. Per esempio, si può incrociare spesso un esemplare che è rarissimo, che va poi a nidificare nelle vicine rocce dolomitiche delle Dolomiti di Basilicata, la cicogna nera. È una cicogna di cui nei paesi nordici è molto conosciuta la presenza, quindi nidifica la coppia più a nord, quindi si immagini, e ogni anno a marzo arriva e a settembre se ne va via e viene qui per nidificare. Quindi, come vede, da un lato abbiamo una risorsa, un patrimonio boschivo interessante, c'è un bosco, e c'è un centro storico del 1200 che è davvero interessante da poter visitare. Quindi avete tanto perché avete la bellezza naturale, diciamo, del lago e dei boschi, ma avete anche appunto questa storia dei portali che io trovo assolutamente fantastica e veramente molto interessante. Sindaco, in un posto del genere, non ci credo che non ci siano dei filmmaker o dei ragazzi interessati al cinema, perché avete già veramente talmente tanta bellezza all'interno che scorre proprio nelle vostre vene, che per forza ci sarà qualcuno. Arrivano. Mi chiedo scusa, ma non riesco a staccare. No, non si Sì, tratta. da noi ci sono dei filmmaker ovviamente, e le dirò di più, c'è un'associazione che lavora molto sulle licenze libere, quindi sulle risorse free, che ha creato un vero e proprio l'anno scorso un evento di filmmaker. È una festa che affonda le tradizioni nella storia. Ora, affrondando le tradizioni nella storia, abbiamo una situazione rispetto alla quale la festa inizia da gennaio 16-17, è l'ultima festa che noi facciamo, è la festa di Santa Lucia, il 13 di dicembre, quindi da gennaio a dicembre noi onoriamo le nostre tradizioni. Bene, per tornare ai filmmaker, ci sono dei filmati interessantissimi che sono stati girati sulla festa principale che si tiene a maggio e che è la festa del Santo Patrono, cioè di Maria Santissima degli Angeli, dove anche qui c'è una storia molto carina. L'immagine è stata trovata nel santuario che sta giù a Pantano e non capiva bene dove si doveva tenere, se nel centro abitato oppure in questo santuario. A un certo punto hanno deciso di liberare ovviamente dei cavalli, 12 cavalli ognuno rappresentanti i mesi. Si dice sostanzialmente che 4 di questi cavalli siano saliti su un centro e che 8 siano rimasti giù nel santuario. Quindi noi teniamo l'immagine della Madonna per 4 mesi qui al centro di Pignola, e invece per i restanti 8 mesi nel santuario. La festa è carina, dura 8 giorni, è modello del carnevale di Rio de Janeiro, no? Per 8 giorni continua, si festeggia esattamente così. Tant'è che l'ultima delle feste di quel giorno si chiama la festa dell'ottava, l'ottavo giorno. E tra queste c'è una processione che è molto carina. La processione dice sostanzialmente questo: l'immagine raffigurata su una attraversa il fuoco. Proprio viene portata in processione sui fuochi, attraverso i fuochi, sono fuochi di ginestre, quindi scoppiettanti, molto belli, portate a spalla da volontari. Un tempo si diceva sostanzialmente che c'era una sorta di competizione tra i nostri 4 quartieri, per cui più era alto il fuoco, più lo riuscivamo a tenere in quel quartiere, più lì restava la protezione della Madonna, esattamente. Quindi c'è una rivalità tra questi quartieri, ormai Tuttora. rivalità molto alta. Guardi, Pignola, da questo punto di vista è particolare. I nostri nemici, quelli che stanno vicino a noi, ci dicono che è meglio avere un morto in casa che un pignolese vicino di casa. Però nella realtà, solo perché sono leggermente invidiosi che noi abbiamo mantenuto la nostra storia e la nostra tradizione intatta, regolare, la veneriamo tutti gli anni come se fosse la prima volta. E quindi hanno ripreso questa festa. I filmmaker li abbiamo fatto riprendere dal momento in cui le famiglie storiche vanno a raccogliere le ginestre, al momento in cui l'immagine della Madonna attraversa poi questo fuoco. E sono uscite dei filmati che sono davvero godibili. Infatti,
da filmmaker di tutto rispetto e che ovviamente possiamo trovare, recuperare, sono stati premiati, li abbiamo portati a Matera 2019, quindi è una cosa molto interessante. Certo, beh, giustamente vanno valorizzati questi giovani ragazzi di Certo. talento. Bene, Sindaco, non so se vuole fare un saluto ai nostri ragazzi, mandare un messaggio ai nostri ragazzi che si trovano, come sa, abbiamo giovani filmmaker da tutto il mondo che trovano nell'Italia una seconda casa. Quindi se vuole fare un saluto ai nostri ragazzi, ben venga. E lo faccio anche in questo momento particolarmente difficile, nel quale però bisogna fare esattamente questo, crederci, credere nei ragazzi, credere nei giovani, pensare che tutto è possibile e che si farà. Guardi, io quello che posso dire è che Pignola è molto abituata ad ospitare ragazzi, anche in questo periodo. Per cui se qualcuno dei nostri filmmaker volesse venire qui a vedere anche come ci siamo organizzati in questo momento, a poterci filmare anche nel momento forse di maggior difficoltà, per noi sarebbe davvero un gradito onore, insieme al fatto che l'immagine che loro portano, l'espressione che danno con la loro arte, è un'espressione a cui noi siamo molto legati, capiamo bene il loro valore e quanto questo possa significare in termini di promozione del territorio. Siamo in grado da subito di rispondere alle richieste e saremo onorati di avervi qui con voi. Intanto complimenti per quello che avete fatto, che è Grazie. importante, ma ancora di più perché anche quest'anno darete il vostro contributo. Grazie, grazie Sindaco, veramente un bellissimo messaggio e speriamo anche di buon auspicio. La ringrazio e spero di avere il piacere di vederla presto. A ben rivederci, grazie ancora.